insieme all'assessore alla cultura e legalità. Assessore, cultura, fede e legalità si intrecciano quest'oggi? Direi proprio di sì. Vede, la posizione del busto di padre, per me padre Catanoso, poi San Catanoso, non è solo un fatto così, come le posso dire, di festa, no, è qualcosa di più, di molto più profondo. Ha un significato, a parte il fatto che è stato rivolto volutamente verso il Consiglio, perché abbiamo bisogno di una protezione e di una illuminazione davvero, e ci vuole. Ma sta a significare anche l'apertura di questa giunta e di questo consiglio, che lavora veramente all'unisono, verso la città. Questo palazzo ha bisogno di essere rispettato. Fino a qualche giorno fa in questo palazzo, da dove le sto parlando, si fumava. Ora non si fuma più. È l'affermazione della legalità. Questo palazzo si apre alla città, questo palazzo sarà abbellito, reso ancora più bello dalla una convenzione con la sovrintendenza, per cui tutti questi corridoi, questi spazi vuoti saranno riempiti con un percorso archeologico storico fatto tra una convenzione tra la sovrintendenza e i nostri architetti. Ogni reperto archeologico, ogni mosaico sarà corredato di una didascalia in 6 lingue, compreso il russo e l'arabo. Ci sarà un presidio della Polizia Provinciale dentro il palazzo, ci saranno delle hostess che spiegheranno ai turisti che dovranno venire in maniera numerosa a vedere queste cose. Una novità ancora, saranno riattivate le settimane della cultura con un momento di importanza maggiore il sabato sera nel Salone Monsignor Ferro, dove sarà messo un pianoforte di grande livello, dove attorno a questo pianoforte ci saranno dei momenti di cultura di elevato spessore, cultura in senso lato, dall'arte alla letteratura alla musica, non soltanto alla musica. Ma tutto questo perché? Perché questo non è un mercato persiano, questo è un palazzo delle istituzioni, è un palazzo che deve diventare un palazzo della cultura sotto tutti i punti di vista. La provincia è cultura, la cultura è legalità. La legalità e la cultura sono fede, tanto è vero che la presenza di San Catanoso, per me, ribadisco sempre, padre Catanoso, lo sento più vicino. Vedete, guardate il sorriso di padre Catanoso, guardate le immagini di padre Catanoso, non vi sembrano il sorriso del calabrese tipico, del calabrese che ha sofferto, del calabrese che ha dato tutto se stesso al mondo? E questo credo che sia il messaggio migliore che noi possiamo dare. Qua alberga la legalità. Grazie.